È inutile che mi guardate la gola in quella maniera, non ho fatto niente di particolarmente suino, si chiama solo ma appunto un animale. E ora, cosa sto facendo? Faccio vedere subito. Stasera intanto cucino anch'io. Cosa che farebbero brividire qualsiasi animalista, me ne rendo conto, ma a me la carne che cruda piace. Tanto la dislessia che avanza, che direi che per una speaker è un'ottima cosa. Stasera quindi mangerò tartare, mi sono autotrittata perché mi sono resa conto all'alba delle 20 e 38 di non avere il tritacarne in casa. Tac, la chiudiamo, tagliamo in due e via. Con zenzero. Detto, non so se si vede, zenzero giapponese e olio. Tiro fuori qualche fettina. Voi direte, a me cosa me ne frega di vedere te che tiri fuori zenzero, te lo sminuzzi. Fuori. Oh, ecco. Luigi, ciao amore, ciao mamma. Che ora è così, ma un animale. Lo minuzzerò e lo metterò dentro. Devo dire che sembra che mi abbiano sgozzato, ma ben sicuro che è la luce che fa un cattivo effetto. In realtà è meno tragica. In questi momenti un mini pimer sarebbe il mio sogno. Ma il mio babbo, il mio papà, mi ha dato mezzi culinari e coltelli da fornitura da ristorante, quindi in conseguenza quando ho il piacere di starmene a casa mia, visto che mi piace cucinare, compreso se si tratta di piatti crudi, magari ci metto un pochino di più. Vedi, amore, vieni, la tieni. Ciao! No! Stai ferma, immobile. Ti taglio una zampa. Stai ferma. Oh, chi c'ha? Cosa ho detto? Ad estate in verità. Tac! Così il conte. Sicuramente verrà a vedersi questo mio video. Bisè, non camminare davanti. Il conte imparerà una nuova ricetta. Quindi impariamo a cucinare con Electrofarm. Bene. Tac. Invece di mettere la cipolla, dove siete? Invece di mettere la cipolla che a quest'ora mi risulterebbe anche un pochino indigesta, io metto lo zenzero che fa anche tanto tanto bene e mi piace sicuramente di più.
Voilà. Vado a prendere il limone. So che Barbarina potrebbe non sembrare una donna di cucina, però invece italianissimo. Vedo l'ora. Simone. Trasferisco il macinato dentro la nostra ciotolina. Ovviamente tutti i nocciolini dentro. Ciao amore della mia vita. Ciao gattina fastidiosa. No, aspetta, non ci mettere dentro il becco. Cosa? No, i nocciolini, amore. No. No! Limone. I gatti sono essere incredibilmente curiosi. Sei angosciante, Bisè. No! Cosa ho godito? Vai, vai zo! Tagaro tuo colore, vai! Fila! No, pro! Casso! Pardon. Anca! Sei anche da lamentarti! Guarda che ti finisci in balcone stasera, eh? Un po' di pepe nero. E ora la vostra tartare è pronta! Buon appetito!